In questa seconda parte di test del Panasonic C81 andremo a vedere geometrie, purezza, colori, generale convergenza, insomma qualche test specifico, poi un paio di giochi retro velocemente e poi finiremo, diciamo, dalla seconda parte in poi con una recensione appunto approfondita di tutte quelle che sono le potenzialità di questo televisore, quindi collegamenti, collegamenti in entrata, collegamenti in uscita, sia audio che video. Bene, come sempre cominciamo con i pattern, cominciamo con la griglia. Questa è una griglia, ricordo che siamo in 240p, naturalmente lui supporta tutto, supporta il 60Hz, il 50Hz e via dicendo. Rimaniamo pure sul 240p. Bene, questa è la griglia, devo dire che è la geometria probabilmente migliore che io abbia mai visto nella mia vita come perfezione. Veramente non ha una sbavatura né agli angoli né in centro e la griglia è drittissima, gli angoli sono assolutamente perfetti, ai lati sia nord-sud che est-ovest. Veramente non c'è la minima sbavatura, sembra quasi un LCD quanto a perfezione. E una cosa ottima di questo Panasonic è che forse è l'unico che io ricordi che mi sia capitato di come la griglia non frigge, ma è ferma, completamente ferma anche avvicinandosi allo schermo di fino a 5-6 cm, è perfetta. Generale tutti, Sony compresi naturalmente, anzi in particolare, tende sempre ad avere un po' di questa frittura, appunto, cioè frigge sempre un po' l'immagine, invece in questo caso è stabilissima, ferma. La convergenza è perfetta in tutto il televisore, sia dalla parte sinistra che dalla parte di destra, che a nord e a sud. Ok, qua questa è la griglia a 50 Hz. Ecco, questa è la griglia completa, questo è a 60 Hz. Veramente perfetta, nulla da dire. Meglio di così non credo che si possa fare. Bene, poi vediamo i colori. La purezza è perfetta sia sul bianco che sul nero a 7,5. Questo è a 0 ire. Abbiamo il rosso, perfetto. Il verde, perfetto. Il blu, perfetto. Linearità, perfetta. Un'altra griglia assolutamente perfetta. Anche qua geometria, colori assolutamente perfetti. Sharpness perfettissimo anche questo. E questo è lo scroll test, anche questo assolutamente perfetto. Bene, andiamo a vedere un paio di giochi adesso. Cominciamo con Super Mario RPG, che ha un bellissimo contrasto, dei bellissimi colori, definizione splendida, si vedono tutte le scanlines, il fuoco è assolutamente perfetto, colori bellissimi come da tradizione Philips naturalmente. Questo tipo di giochi devo dire che rende ancora meglio perché veramente i colori pastellosi sono proprio giusti del Philips, devo dire. Dal vivo naturalmente la resa è ancora migliore, ma vi assicuro che è veramente bellissimo. Ovviamente siamo a 60 Hz. Bene, ora andiamo a provare qualcos'altro. Magari un Super Mario sempre per vedere sempre i colori. Anche questo splendido, veramente
arancione, il contrasto tra l'arancione e gli altri colori. Si vedono le scanlines, veramente la definizione è spettacolare. La purezza è perfetta in tutto il cinescopio, non c'è un angolo che abbia dei problemi. Le immagini parlano chiaro, naturalmente, ripeto ancora una volta dal vivo, è un'altra cosa ancora, però vi assicuro che siamo su livelli altissimi. Sembra un coin-op anche come stabilità d'immagine. Andiamo avanti e vediamo tutte le caratteristiche di questo televisore che può, che lo rendono un po' particolare. Bene, continuiamo la nostra prova verificando l'uscita monitor, ovvero la monitor out. Questo televisore, come dicevo già precedentemente, ha un'uscita monitor, quindi ha un'uscita sostanzialmente che le permette di collegare in cascata la sua immagine con quella di mandandola a un altro televisore. Bene, adesso come vedete dalla foto noi abbiamo collegato la monitor out sempre tramite BNC e i due rispettivi jack audio bianco e rosso. E abbiamo collegato una PlayStation 2 in RGB al televisore. Dopodiché, come vedete, il cavo preso nuovo all'occorrenza, proprio per questa ricorrenza specifica, che volevo che fosse assolutamente perfetto, dalla monitor out esce e va a questo divanino da 14 pollici sulla sinistra, sulla parte frontale. Bene, quello che dobbiamo fare è andare semplicemente in AV2, ecco qua. Come vedete, sincronizza perfettamente. Naturalmente possiamo scegliere anche qua se usare l'audio del Panasonic oppure l'audio del Mivar, un po' piccino, diciamo così, oppure entrambi. Segnale che gli arriva, devo dire che è molto molto pulito. È molto buono, è molto bello, naturalmente in composito. Naturalmente in composito, perché è chiaro che veicola tramite il composito, però è bello, è molto bello, è molto pulito, è preciso, non ha nessun difetto. E secondo me è una funzione notevole, assolutamente strana per un televisore, e non per un monitor, ecco perché considero questo televisore più un monitor che un televisore. Questo è l'audio interno, buono, molto bello. Bene, adesso andremo invece a verificare le altre entrate AV2 e AV3. Ed eccoci qua con il nostro Zelda, in questo caso 60 Hz, audio interno, sempre bello, potente. Colori bellissimi, molto profondi, molto molto belli. Come vedete, abbiamo collegato il nostro Super Nintendo in composito attraverso la V2, sempre tramite BNC e i connettori sempre dietro, stereo bianco e rosso. Una splendida immagine anche in composito, anche perché diciamo con questi BNC effettivamente anche la qualità in generale del circuito e ne trae molto giovamento. Splendide geometrie. Bene, ora proviamo la V3 sul davanti. Ed ecco qua anche la V3 sul davanti, molto comoda, sempre tramite BNC naturalmente, quindi diciamo un po' meno comoda per il cliente consumer non pro, però funziona splendidamente anche la V3. Naturalmente tutte queste porte sono duplicabili sul secondo monitor,
Non posso farlo attualmente perché se per provare le altre porte ho bisogno dell'adattatore da RCA a BNC e purtroppo io ne ho solo uno, ne dovrei avere due perché uno da collegare alla V2 o alla V3 e l'altro da collegare al monitor out. Però tutte queste porte sono assolutamente duplicabili ed escono tramite la monitor out. Bene, l'ultima parte la dedico alle casse stereo esterne per far sentire come rende questo amplificatore interno del televisore che manda il segnale audio esternamente alle casse con un suono eccezionale, in modo tale da collegare che si possa appunto collegare direttamente le casse esterne al televisore. Ecco qui, per questo test ho voluto utilizzare le mie casse che utilizzo di solito, che sono delle casse con impedenza particolarmente bassa. Ricordo che questo televisore supporta casse con un'impedenza da 4-8 ohm addirittura, e sono le casse che utilizzo normalmente nel mio amplificatore home theater che utilizzo insomma con l'OLED e il mio amplificatore Yamaha di insomma high-end, di altissimo livello. Quindi sono casse non facili da pilotare, ma molto belle. Però ho voluto utilizzare queste per vedere come si comportava. Bene, per questo test, come vedete, i connettori vanno, i cavetti, insomma, vanno collegati direttamente ai morsetti, non c'è bisogno di banane, niente, vanno spellati e collegati direttamente, due cavi da una parte per il destro e due cavi da una parte per il sinistro. E per appunto sentire il meglio, secondo me, che si possa sentire, soprattutto per quanto riguarda i videogiochi, voglio provare Soul Calibur, l'intro di Soul Calibur, che secondo me è eccezionale. Bene, diamo il via. Qualità e la pulizia sono incredibili. Non esiste fruscio. Anche alzando. Impressionante, credetemi che dal vivo è impressionante. La potenza è imbarazzante, la pulizia, non esiste il minimo fruscio neanche attaccando l'orecchio alla cassa. Possiamo naturalmente fare tutte le cose che facciamo normalmente, ovvero
il bilanciamento, adesso siamo tutti a sinistra, tutti i controlli, essendo in parallelo rispetto al circuito interno, fa le stesse cose, tutto a destra, e possiamo naturalmente controllare anche qua bassi, alti e via dicendo. Devo dire sono rimasto stupito io stesso dalla bellezza, non solo video ma anche audio, di questo televisore. Bene, spero che questa lunga recensione e test sia stata utile e vi siete anche divertiti. Se avete commenti, scrivete pure.